Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e dopo lo sfogo di questa mattina e il mio punto di vista su quello che è il gioco, oggi parliamo di Ramu. Ramu, summon che ovviamente abbiamo sbloccato all'inizio del gioco e che ora riceve la sua estensione. Riceve la sua estensione e di conseguenza i nuovi stage che ci consentiranno di poter farmare e di poter ottenere comunque un vantaggio rispetto alle altre summon. Abbiamo da questo momento in poi lo stage Very Hard 3 che ci consentirà di farmare le Noble Memory di Ramu, che ci serviranno appunto per potenziare la nostra summon, e poi gli stage X1 ed X2 che verranno completati una volta soltanto per dimostrare appunto il fatto di avere l'uccello grosso e di conseguenza avere un account bello pompato, bello forte, che può fare qualsiasi cosa. Mi concentro sullo stage Very Hard perché è lo stage che solitamente si andrà a farmare e che fondamentalmente dovremo farmare per potenziare Ramu. Quindi fortunatamente lo stage Very Hard 3 è comunque fattibile, nel senso rispetto alla X1 c'è una differenza abissale, perché lo stage Very Hard 3 in confronto alla X1 sembra una passeggiata. La X1 e la X2 di questo Ramu sembrano delle crash, letteralmente sembrano delle crash in solo. E non so neanche perché le abbiano chiamate X a questo punto. Chiamatele Crash, facciamo prima e siamo tutti felici. Il mio team in questo caso è un team che va a sfruttare fondamentalmente Sephiroth e Cloud come DPS e mette invece come supporto che mi consente di buffare entrambi i miei DPS e di breccare qualora ce ne sia l'occasione il nemico, cosa che vi posso dire non succede, perché nella Very Hard 3 fortunatamente i danni si riescono a fare nonostante tutto e quindi si riesce a giocare in modo anche abbastanza tranquillo. Partiamo da Sephiroth, che in questo caso viene sfruttato come DPS fisico però di tipologia Water Arcanum, con un setup che per l'appunto va a privilegiare il mio attacco fisico e anche un boost water abbastanza buono di livello 7 grazie alle sub weapon che in questo caso mi consentono di incrementare HP e boost fisico, attacco in generale e boost acqua e attacco fisico e boost acqua. Quindi avere comunque la possibilità di poter potenziare un po' tutto senza doversi comunque preoccupare di difesa fisica o difesa magica, perché nonostante tutto riesco a tankare e riesco a gestire bene gli HP anche se sono soltanto 10.000. Ovviamente summon di Leviathan che dovrei decidermi effettivamente a farmare e portare comunque a un livello più alto, perché l'ho lasciata a livello 1 e non l'ho più toccata praticamente, però questa è una mia mancanza e ovviamente me ne rendo conto, e tutte materie invece che mi servono solo ed esclusivamente per incrementare le statistiche. Matt, che invece è il mio diciamo supporto barra curatore, incentrato sul buff di attacco fisico nei confronti dei miei diciamo dei miei DPS, e tutte materie che mi consentono comunque di incrementare le statistiche. 2800 di healing, che non sono tantissimi ma che comunque fanno il loro lavoro. 185 di difesa magica che mi consentono di essere estremamente forte, e un buon numero di HP che sono molto più che sufficienti grazie appunto all'enorme difesa magica che riesco ad ottenere. Terza limit di Matt per rimuovere qualsiasi buff dal boss, anche se non avrà il tempo neanche di buffarsi, come vi allegherò appunto poi nella mia run. E successivamente abbiamo le armi che mi consentono di incrementare HP e buff debuff extension, healing e buff debuff extension, e poi attacco fisico per tutti quanti i miei alleati e ovviamente boost ghiaccio, che non mi serve a niente perché utilizzata come arma in sub mi serve soltanto per pompare un po' di più l'attacco fisico dei miei personaggi. E infine Cloud, che gioca con un setup praticamente puntato sull'abilità fisica, sul danno tramite abilità fisica, in quanto ho una Sea Splitter come arma principale e una Sanctuary, che comunque sia una Bandage Sword, come arma secondaria proprio per potenziare la difesa magica. Infatti Matt, come potete notare, non potendo buffare la difesa magica, ho preferito utilizzare Cloud per questo motivo.
sia ovviamente per una questione del fatto che una bandage sword così alta mi consente di avere degli ottimi bonus da sfruttare anche come arma secondaria, e poi ovviamente avere tanti HP, tanto attacco, e ovviamente avere la possibilità di essere un po' più tankoso da questo punto di vista. Anche qui le materie sono tutte materie che servono per incrementare le mie statistiche. Limit neutra, perché appunto non possiedo la, cioè non ho la facoltà di sfruttare Leviathan o un'altra summon di tipo acqua con Cloud. E poi per quanto riguarda ovviamente le sub weapon, abbiamo tutte sub weapon che mi consentono comunque di incrementare attacco fisico e abilità fisica, e poi boost acqua e abilità, anzi e HP, per potermi permettere di essere un po' più forte. Infatti ho un boost fisico di livello 7 preciso, un boost acqua di livello 5 che è più che sufficiente, e un boost di abilità fisica di livello 3 che mi consente comunque di fare dei bei danni, proprio perché il mio attacco fisico è al boost massimo di livello 7. Con questo team si riesce tranquillamente a giocare la Very Hard 3. Si possono utilizzare anche altri setup, c'è anche Zac molto buono con la Black Whiskers, per chi vuole avere comunque un debuffer d'acqua. In questo caso io non lo sfrutto perché ho Sephiroth che mi fa da debuffer barra DPS acqua tramite la sua arma, ma paradossalmente parlando potrei al posto di Sephiroth utilizzare tranquillamente Zac e funzionerebbe anche lui in modo abbastanza buono, anche perché ridurrei anche la difesa fisica in contemporanea e quindi farei due piccioni con una fava. In questo caso il team è questo, ve lo faccio rivedere così completo. E potete tranquillamente anche giocare in auto con questo team, perché riuscirete tranquillamente a buttare giù tutti i nemici e a buttare giù ovviamente il vecchiaccio di Ramù. Detto ciò, non ho altro da dire, vi lascio alla mia run non commentata perché non ce n'è bisogno, e come sempre vi aspetto con un prossimo appuntamento. Adios.当然だ。